15 nazionali stranieri, un club francese, la Pomme Marseille, quindi 14 rappresentative italiane, con l'Unione Ciclistica Casano che correrà con la mista insieme alla Nia Lizzoli, e quindi una formazione di 6 ragazzi che la Federazione Ciclistica Nazionale ha messo insieme sotto il nome di ciclismo solidale. Insomma, ancora una volta tutto il gotha del ciclismo internazionale della categoria juniores è presente al Giro della Lunigiana, 33esima edizione, attraverso la terra della Luna. Partenza da Bolano, comune della provincia di La Spezia, dove il ciclismo è profondamente radicato. Con noi l'assessore allo sport Tiziano Tacchini. È così, qui il ciclismo è quasi religione. Abbiamo voluto la partenza del Giro della Lunigiana dalla piazza centrale del comune e speriamo il prossimo anno di avere un arrivo di questa prestigiosa manifestazione, che è sicuramente la più importante dal punto di vista del ciclismo giovanile. Quest'anno abbiamo da portare attraverso il Giro della Lunigiana questo messaggio straordinario, rilanciare il valore, il significato di una delle regioni storiche più importanti d'Italia. Insomma, la Lunigiana per 1000 anni è stata attraversata dagli eventi più importanti della storia d'Italia. La provincia è stata divisa nel 900 in modo strano, a metà, un po' di quel territorio in provincia di Massa, un po' in provincia della Spezia. Questa gara ciclistica internazionale che lo attraversa ha questo significato, porta questo messaggio. Abbiamo voglia, e forse è venuto il momento, di rimettere insieme, di riunificare anche da un punto di vista amministrativo questo territorio, che ha tanta storia comune, tanta voglia di stare insieme. La squadra di casa, l'Unione Ciclistica Casano, che correrà con una formazione mista insieme alla Nia Lizzoli, un impegno sentito per voi importante e nello stesso tempo molto difficoltoso. Sì, sicuramente hai racchiuso bene in questa domanda tutto, nel senso che è importantissimo per noi il Giro della Lunigiana, appunto essendo di casa. Difficoltoso perché comunque qui c'è il gotha del ciclismo internazionale. C'è il podio del campionato del mondo, ci sono i migliori stranieri del mondo, e quindi, però tuttavia noi pensiamo di far bene, abbiamo fatto appunto questa unione, abbiamo unito le nostre forze insieme a Nia Lizzoli per cercare di fare una squadra competitiva. Ad abbassare la bandierina a scacchi in contemporanea il sindaco di Bolano, Franco Ricciardi Giannoni, con l'assessore allo sport Tacchini. Una prima tappa da Bolano a Pontremoli, due località fortemente legate a questa manifestazione. 107 km per la prima frazione, una sola asperità, una tappa quindi senza grosse difficoltà altimetriche, ma una frazione che si adatta alle fughe da lontano. I favori del pronostico vanno per i corridori italiani, soprattutto dopo la bellissima impresa ai mondiali di messicani di Aguascalientes, dove Diego Ulissi, atleta livornese, ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo di campione del mondo. Un podio tutto tinto di azzurro in Messico, con la seconda posizione di Ratto e la terza dell'altro toscano, anche lui livornese, Ulissi. 107, abbiamo detto, i chilometri per questa prima frazione, che viene movimentata dopo una ventina di chilometri dal danese Ricky Jorgensen. Un'azione decisa, quella dell'atleta della Danimarca, che rimarrà poi allo scoperto per una quindicina di chilometri. Pedalata rotonda, buona impostazione in bicicletta per questo atleta, che accenderà la miccia di questa 33esima edizione del Giro della Lunigiana, che come sempre si svolgerà in 4 tappe. La seconda da Marinella di Sarzana a Sarzana con 2 asperità, poi le ultime 2 frazioni molto impegnative, quella di Fosdinovo e quella conclusiva da Castelnuovo di Molicciara a Casano di Ortonovo, che poi è la località fulcro di questa manifestazione, in quanto con la società e la collaborazione dell'amministrazione comunale organizza questa bella manifestazione. All'inseguimento del battistrada si portano, prima dell'ingresso a Pontremoli, 4 atleti, vale a dire Boehm, Cecchinel, atleti rappresentanti del Veneto, il tedesco Roth e Mammini. Ma il primo a transitare sotto lo striscione di arrivo, quando si transita dopo 30 km, è proprio Ricky Jorgensen, che verrà ripreso di lì a poco. Poi al nuovo passaggio, sempre sotto lo striscione di arrivo a Pontremoli, dopo 56 km di corsa, si avvantaggiano
5 atleti. Una battaglia, uno spettacolo davvero straordinario per questa prima frazione, che non presentava grosse difficoltà altimetriche, ma che i corridori hanno reso spettacolari sin dalle prime battute. I 5 atleti riescono ad accumulare però solo pochi secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, in quanto il plotone sa che questa può essere una tappa dove ci sono imboscate e trappole, e allora controllano a debita distanza. Sul traguardo, primo traguardo volante sprint intermedio di giornata, transita l'umbro Emanuele Billera, che anticipa Andrea Ferrero, rappresentante del Piemonte, e l'albanese Reidi Halili. Il gruppo però è lì vicino. Per questa edizione del Giro della Lunigiana, come sempre, hanno dato un contributo importantissimo l'ente promotore, vale a dire la Regione Liguria, assessorato allo sport con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Toscana, delle amministrazioni provinciali di La Spezia e Massa Carrara e delle Camere di Commercio di La Spezia e di Massa Carrara. Continua a movimentarsi la gara e 11 fuggitivi inscenano una fuga importantissima. Sono Mantellassi, Puccioni, Belli, Zollo, Pellegrino, Donelli, Brendl, Mazz, Roth e Gemlich. Rimarranno allo scoperto per una ventina di chilometri. Per loro il vantaggio massimo un primo e 10 secondi. Ma il gruppo è molto attento e non dà tregua ai battistrada, che nonostante un grande accordo trovato non riescono a portare in all'arrivo il loro tentativo. Dopo essere stati ripresi gli 11, ancora una fuga. Questa volta a movimentare la gara sono l'olandese Niek van Geffen con l'atleta di casa dell'Unione Ciclistica Casano Verschoor, ma il gruppo è attento e di lì escono altri corridori che vanno alla caccia dei due battistrada. I primi a riportarsi su van Geffen e Verschoor sono il campione italiano Palini e poi Elliot Lieter. Come abbiamo detto, gli italiani sono i grandi favoriti di questa manifestazione. Lombardia, Toscana, Veneto e poi, perché no, la rappresentativa di casa, quella della Liguria, la nazionale del Belgio, quella polacca con il leader della classifica UCI, vale a dire Michael Kwiatkowski, sono i papabili favoriti per questa 33esima edizione del Giro della Lunigiana. Ripresi i 4 in pochi chilometri, altri tentativi. Ci prova l'umbro Salvatore Puccio, che si porta dietro Lombardi ed altri corridori, ma si va talmente forte che non riescono ad andare a segno con il loro tentativo, in quanto il plotone ancora una volta è lì dietro e non dà tregua ai fuggitivi. Si avvicina sempre di più l'arrivo conclusivo, 107 km in programma per questa prima frazione, scattata da una località con forte vocazione al ciclismo, vale a dire Bolano, e arrivo in un'altra località altrettanto legata al ciclismo. Le immagini dall'elicottero ci fanno capire che si va davvero forte, che Salvatore Puccio dell'Umbria ha una grande condizione, che viene seguito da altri due atleti, ma per loro non c'è grandissimo spazio. Un'organizzazione, quella del Giro della Lunigiana, ormai collaudata e capitanata da Renato Di Casale, che guida un gruppo davvero esperto, un gruppo che mette anima e cuore per organizzare questa manifestazione. Continui gli scatti anche nell'ultima parte, gli ultimi 10 chilometri sono caratterizzati da altri tentativi, dove si mette di nuovo in evidenza il campione italiano di categoria, il lombardo della selezione, vale a dire Andrea Palini. Ma all'ultimo chilometro il plotone è compatto, non si può più andare via, si viaggia sul filo dei 60 orari. Bello il rettifilo conclusivo 9 del 2004, Damiano Cunego vinse la tappa del Giro d'Italia. C'è una curva però ai 600 metri conclusivi che potrebbe essere da spunto per un'azione da finisher, quella che farà il vincitore dell'ultima edizione del Giro della Lunigiana, quel Daniele Ratto, che ha
visionato il percorso, che conosce l'arrivo conclusivo e che dà una stoccata vincente da grandissimo. Finisher se ne va proprio ai meno 700 dalla conclusione, approfitta proprio della curva che prende a tutta velocità per guadagnare quei metri che gli consentiranno di arrivare tutto solo sotto il traguardo conclusivo, con il gruppo lì dietro che non ce la farà però a recuperare il gap. Ha concluso vincendo l'edizione 2006 del Giro della Lunigiana. Ratto ricomincia da dove aveva finito, ovvero con una vittoria splendida per lui, vittoria e leadership. Con un colpo di reni il campione del mondo Diego Ulissi conquista la seconda posizione davanti a Elia Viviani, quarta posizione per un altro toscano, Mirko Puccioni, poi l'austriaco Dominic Brendl. Qui la ripetizione e il colpo da campioncino consumato di Daniele Ratto. Da segnalare la decima posizione di Miakil Kwiatkowski, che è l'atleta di punta della Polonia e il leader della classifica UCI. Ma la gioia dopo il traguardo è tutta per questo bravissimo atleta lombardo, argento ai mondiali di Aguascalientes e primo leader di questa 33esima edizione del Giro della Lunigiana. Lo andiamo ad ascoltare. Ho deciso di non preoccuparmi più di tanto, perché alla fine do il meglio di me e poi se riesco a vincere bene. Oggi mi è andata bene che sono riuscito, si è formato un attimo un buco, sono riuscito a partire prima del 600 metri e poi ho tirato dritto e mi è andata bene. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten.